bentornati, buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Radio Maria. Sono le 14:09 minuti e 53 secondi di questo giovedì 28 settembre. Stiamo per aprire i telefoni. I numeri di Radio Maria sono per la diretta 031 610 610, funziona anche come messaggi su WhatsApp, quindi 031 610 610. Velocemente vi ricordo la nostra mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600. I nostri social sono Facebook, lì siamo anche in video diretta da adesso, Twitter, Instagram, il nostro canale YouTube, il blog di Padre Livio e il nostro canale Telegram Radio Maria Italia ufficiale. Unitevi e così riceverete tutte le nostre notifiche imperdibili. Allora, stiamo per riaprire il nostro prezioso Mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Medjugorje raccontate dalla veggente Bisca, da Bisca di Medjugorje. Dopo la lettura apriamo come sempre i telefoni, anche i messaggi, per sentire un po' i vostri ricordi, le vostre testimonianze proprio dei primi tempi di pellegrinaggi a Medjugorje. Ieri abbiamo conosciuto tante esperienze, testimonianze notturne sul podbordo. Bisca raccontava il loro gruppo di preghiera. Siamo a pagina 124, capitolo 35, divieto di andare al podbordo. Allora parte a raffica Padre Janko. Bisca, come già conosciamo bene, verso la metà di agosto, precisamente il 12 agosto 1981, è stato proibito di andare al podbordo dove appariva la Madonna. Tu sicuramente ricordi quel periodo. E certo che me lo ricordo, padre. Va bene, è facile da ricordare, però ti ricordi chi ha comunicato questa proibizione di salire sul podbordo? Ma non me lo ricordo esattamente, padre, qualcuno ce lo ha comunicato, ma chi è stato proprio non me lo ricordo davvero. Va bene, e che effetto ha avuto questo su di te? Mi sentivo tanto abbattuta, anche se non sapevo che cosa significasse questa proibizione e come sarebbe andata a finire. Io vedevo sentinelle da tutte le parti, cosa potevamo fare? E chi faceva da sentinella, Bisca? Ma era la polizia, padre, quella di Citruk, di Mostar e altrove, ma c'erano anche degli uomini del nostro paese. Ma giorno e notte? Sì, sì, giorno e notte sempre. E dove ti ricordi? Dove si trovavano quelle sentinelle? Non lo so. Diceva che c'erano 11 o 12 posti diversi. E chi assegnava i posti a quelle guardie, a quelle sentinelle? Non lo so. Credo quelli di Citruk, chi altro? Però vorrei sapere, padre, a cosa ti serve questo? No, hai ragione, Bisca, in realtà non mi serve. Però, siccome parliamo di tutto... Senti, Bisca, quel giorno, 12 agosto 1981, vi siete incontrati con la Madonna? Ecco, padre, come ti ho detto tante volte, corri troppo, corri troppo. Chi ti dice che non ci siamo incontrati con la Madonna? Beh, ho pensato, Bisca, che come potevate incontrarla? Dove? Guarda, padre, che la Madonna è più sapiente degli uomini. Noi ci siamo incontrati alla solita ora, dietro una casa, e abbiamo incominciato a pregare. Non sapevamo se lei sarebbe venuta, e invece è venuta subito. Ed era molto contenta. Ricordo, ha pregato con noi, ci ha incoraggiato e poi ci ha salutati e se n'è andata.
Beh, questo è veramente interessante, Visca, ma senti, le sentinelle sono rimaste molto a lungo? Certo, credo 5 o 6 mesi. Solo che più tardi facevano da sentinella solo gli uomini del paese. Pensa che si preparavano da soli da mangiare e si assegnavano i posti. Dicono che venivano anche pagati, ma io questo non lo so. E quando è finito tutto questo? Ma sai, hanno visto che non serviva a niente. Il popolo ha avuto davvero tanta pazienza, non si è mai lasciato demoralizzare. Va bene, Visca, il popolo, ma voi veggenti, come vi siete comportati? Ci siamo trovati meglio di prima. E come mai? Guarda, è semplice, padre. Noi ci radunavamo alla nostra ora solita da qualche parte e la Madonna veniva come prima, anzi, più contenta di prima, quando ci appariva sul colle. Si intratteneva più a lungo con noi, pregava, cantava, incoraggiava. Era presente poca gente, quindi c'era anche meno chiasso, meno confusione. Chi poteva desiderare di meglio? Capisco. Senti, Visca, e la Madonna vi ha detto che avrebbe continuato ad arrivare? Non diceva niente, ma noi lo sapevamo, padre, perché la Madonna è la Madonna e nessuno la sa più lunga di lei. Ah, su questo non c'è dubbio, Visca, è proprio vero, la Madonna è la Madonna. Capitolo 36, pagina 126, qui si parla di scoraggiamento. Sentite un po', prove di scoraggiamento. Padre Janko riprende le domande. Visca, da tutto quello che so, che conosco, non posso fare a meno di pensare che qualche volta, o in gruppo o individualmente, siete stati colti dallo scoraggiamento. Che cosa mi dici? Non ho capito, padre, che cos'è lo scoraggiamento? Guarda, Visca, lo scoraggiamento è quello stato d'animo che si ha quando incominciamo a perdere la fiducia in noi stessi e in quello che stiamo facendo. Padre, io ci capisco poco. Va bene, allora facciamo così. Io ti chiedo qualcosa in particolare e tu, se vuoi, mi rispondi. Va bene, così va bene. Allora, Visca, tutti conosciamo le sofferenze, i guai che avete sperimentato all'inizio delle apparizioni, sia singolarmente che in gruppo, riguardo proprio a quello che vi succedeva. Adesso io ti domando, voi vi siete sentiti confusi? Tu ti sei confusa tanto di aver desiderato che non fosse successo mai niente? No, no, padre, no, questo mai. Sei sicura? Proprio mai? Mai. A me la Madonna è stata sempre vicina. L'avevo nel cuore e sapevo che lei avrebbe vinto. Io non pensavo assolutamente alle difficoltà durante le apparizioni. Anzi, non posso pensare a nient'altro. Sì, sì, questo lo capisco, Visca, però durante le apparizioni. Ma dopo? Quando le apparizioni finiscono?
No, no, neanche dopo. Qualche volta mi veniva in mente che mi avrebbero anche potuta imprigionare, ma la Madonna mi dava una fede ferma che anche là lei sarebbe stata con me. Quindi chi mi potrebbe fare qualcosa? Visca, io ho sentito da una tua compagna, una tua amica, che a lei venivano dei momenti in cui avrebbe preferito di non essere mai stata coinvolta in questi fatti. In verità, però, poi mi aggiungeva subito, quando arrivava il momento dell'incontro con la Madonna, non c'era forza che mi avrebbe potuto fermare perché non andassi all'incontro con lei. Ah, può darsi, risponde Visca Padre Janko. Io adesso parlo solo per me. So comunque di chi stai parlando, ma cosa vuoi? Tante teste, tanti pensieri, tanti pareri. Lei, poverina, ha sofferto tanto più di tutti. Quindi tu dici che non vi siete scoraggiati? No, no, ogni giorno noi eravamo più fermi e più coraggiosi. Vabbè, allora ti devo credere. E perché non mi dovresti credere, padre? Se hai qualcosa da dirmi, dimmela e non aver paura. No, no, Visca, non ho paura di niente. Sono contento che sia andata così. Però io sapevo che voi già dal primo incontro fino ad ora avete avuto dei momenti penosi, dei momenti difficili. Ti ricordi qualcuno di questi momenti? Ce ne sono stati tanti, padre. Non è possibile elencarli. Puoi immaginartelo. Del resto ti ho già parlato di questo. Ci chiamava ora l'uno, ora l'altro. Ci deridevano. Ci minacciavano. Che vuoi che ti dica? Era terribile, basta. E se la Madonna non ci avesse incoraggiato, io non so che fine avremmo fatto. Grazie a Dio e alla Madonna abbiamo sopportato tutto. Ma puoi ricordare un momento particolarmente difficile? Ma non saprei da che parte incominciare. Non mi viene in mente niente, padre. Del resto abbiamo già parlato di così tante cose. Senti, Visca, vuoi che te lo suggerisca io quel momento duro? E fallo. Va bene, io penso che uno di questi momenti molto difficili sia stato quando avete sentito che era stato incarcerato il vostro parroco, Fraioso. Fraioso. Senti, padre, forse ti meraviglierà, ma io ti posso dire che non ero per niente preoccupata. E come mai? Ah, non lo so. Mi dispiaceva, certo, ma tutto qui. E neanche la Madonna era triste. Lei ci ha consolato subito. Ci ha detto che non dovevamo preoccuparci per Fraioso, perché lui avrebbe sopportato tutto. Questo non mi è chiaro, Visca. Ah, se per questo non è chiaro nemmeno a me, però è stato così. In casa mia piangevano tutti, anche i vicini piangevano. Io? No, niente. Forse è tutta colpa della Madonna. Cosa vuoi dire con questo? Beh, lei ci ha detto subito quella sera stessa di non aver paura per Fraioso. Lui avrebbe sopportato tutto per la gloria di Dio. E anch'io pensavo che sarebbe finito tutto bene. L'hanno imprigionato, è vero, ma che cos'è? Non era mica il solo. Anche altri stanno in prigione. Poi passa tutto. Bene così, Visca. Senti, vi erano anche altri motivi? A cosa ti riferisci? Sì, Visca, io ho sentito che quella sera la Madonna ha interrotto la preghiera in chiesa e vi ha chiamati nella stanzetta dove vi incontrate adesso. Sì, vero. Una volta te l'ho già raccontato. Mentre adesso non mi veniva in mente. Abbiamo di colpo interrotto la preghiera e siamo andati là, perché lei ci stava già aspettando là.
E quindi? Prima ci ha incoraggiato, ci ha detto di dire al popolo di non avere paura e di essere gioiosi. Lei avrebbe protetto Fraioso. E voi cosa avete fatto? Noi siamo usciti e l'abbiamo detto alla gente attraverso gli altoparlanti. Senti, Visca, chi è che ha parlato? Ha parlato il piccolo Yakov. Lui è stato il più coraggioso. Il piccolo Yakov. E che cosa ha detto? Ha detto quello che ti ho appena detto, di essere coraggiosi, di non preoccuparci per Fraioso, perché lei lo avrebbe protetto. E la gente cosa ha fatto? E il popolo ha accolto questo messaggio con un lunghissimo applauso. Abbiamo continuato a pregare, a cantare e poi ci siamo lasciati così. Va bene, Visca, senti, come mai non me lo hai detto subito? Ma caro padre, la mia testa è piccolina e non ho solo questo pensiero in mente. Va bene, se è così, non vi erano altri motivi? Quali, padre? Forse tu non andavi d'accordo con Fraioso e quindi non eri preoccupata. Ma nemmeno per sogno, padre. Non potevo piangere e nient'altro, tutto qui. E gli altri veggenti? Non lo so. Alcuni sicuramente si sono comportati come me. Senti, Visca, forse questa cosa, se Fraioso la verrà a sapere, insomma, dispiacerà a lui. Ho capito, padre, ma cosa ci posso fare? Erano così le cose. Io dopo pregavo ogni giorno per lui, che Dio gli fosse vicino, che lo aiutasse. Che altro potevo fare? Delle volte anche la Madonna pregava con noi per questa intenzione. Alcune volte ce l'ho anche fatto vedere. Capito? Ed ecco, grazie a Dio, tutto è finito bene. E apro una parentesi, infatti, finì bene veramente perché poi la pena gli fu diminuita di 6 mesi. Procede padre Janko, veramente grazie a Dio e alla Madonna, Visca. Senti, ti ricordi forse qualche altro momento difficile? Guarda padre, ne abbiamo parlato abbastanza, potrebbe anche bastare. L'importante è che non mi ha mai preso quella cosa che tu chiami scoraggiamento. Ecco, non mi ha mai preso quella cosa che tu chiami scoraggiamento. Tutto il resto è meglio dimenticarlo, padre. Va bene, Visca, forse è meglio così. Prima parte è breve, il capitolo 37, breve ma molto interessante, pagina 129, è titolato La Madonna e i veggenti in lotta contro Satana. Sentiamo cosa dice Visca. Padre Janko, Visca, sappiamo già che tutti dobbiamo lottare contro Satana per poter servire Dio e salvare le nostre anime. Questo ce lo testimonia anche Gesù Cristo, la Sacra Bibbia, la vita dal primo uomo ad oggi. Io vorrei sapere qualcosa a questo riguardo. Mi interessa sapere se la Madonna ha detto a voi qualcosa su questa lotta tra noi e Satana. Visca, sicuro padre, tante volte. In modo speciale lei ne ha parlato con Miriana. Dai, racconta. Cosa ti racconto? Miriana. Visca risponde.
Ma ci ha raccontato, Miriana ha raccontato a noi come le è apparso il diavolo, come l'ha tentata, promettendole tante cose purché rinnegasse Dio e la Madonna, che sarà bella, sarà felice e cose così. Senti Visca, queste cose io le so, Miriana ci ha pure confidato come si può vincere il diavolo secondo la tra virgolette ricetta della Madonna. Ecco padre, allora di tu adesso cosa ha detto Miriana, raccontalo tu. E Miriana ha detto che bisogna essere fermi, credere con fermezza e non cedere neppure un po', aspergersi con l'acqua santa e così via. Adesso non vorrei annoiarti con questo, però c'è una cosa che mi ha colpito, cioè come la Madonna consigli di aspergersi con l'acqua benedetta, mentre nel nostro tempo di questo ci siamo dimenticati completamente. Visca, ma qualcuno si è dimenticato, altri no, padre. Sì, sì, Visca, ma sto parlando in generale. Ce ne siamo dimenticati anche noi sacerdoti. Prima si benediceva il popolo con l'acqua santa, per esempio, all'inizio e alla fine della messa. Adesso, per quanto ne so io, non lo fa più nessuno. Ma lasciamo stare. Miriana, Visca, ha detto che se noi seguitiamo così, Satana rimarrà mani vuote, come si suol dire. E questo va bene. Adesso mi devi dire che cosa ha detto a voi la Madonna al riguardo. Guarda padre, tu sai cosa ha detto la Madonna a Maria all'inizio? No, cosa le ha detto? Quando le apparve in casa e le disse di invitare noi dopo cena sull'Aia. Visca, l'episodio lo conosco, però che cosa ha detto la Madonna a Maria? Ti ricordi che la Madonna le ha detto allora come suo figlio combatte per le nostre anime, ma nello stesso tempo anche Satana cerca di afferrare qualcuno per sé, quindi lotta anche lui, tende insidie attorno a noi, cerca di ingannarci. Inoltre, la Madonna Maria ha detto come Satana cerca di penetrare tra noi veggenti, di metterci in disaccordo. Ho capito, Visca, quindi vuole creare tra voi disaccordo e odio per poi guidarvi lui. Ecco, proprio così, padre. Per lui il disaccordo e l'odio sono tutto. E in tali ambienti lui regna facilmente. Questo la Madonna ce lo ha detto tante volte. Va bene, Visca, qualcosa di simile l'ho letto anche nel tuo quaderno. Nel 10 novembre 1981, là hai notato come la Madonna vi ha detto in che modo Satana cerca di vincervi, ma che voi non glielo permettete. Vi ha raccomandato anche di custodire la vostra fede, di pregare e digiunare, così lei vi sarà sempre vicina. Ah, l'hai letto nel mio quaderno, eh? Così ci hai ripetuto tante volte, solo che io non l'ho sempre scritto, però me ne ricordo bene. D'accordo, Visca, però la Madonna ha parlato solo per voi veggenti oppure intendeva anche per tutti noi? Ma per tutti, padre, per tutti. Qualche volta in modo speciale ha nominato la gioventù, però diceva sempre che il mondo riceve tante grazie da lei e da suo figlio, solo che deve avere fiducia e credere fermamente. Ho capito, Visca. E la Madonna ha detto qualche volta come finirà questa lotta? Certo che l'ha detto, sicuramente, che Dio vincerà. Però ha detto che anche Satana prenderà abbastanza. Vedi come si comporta la gente, padre? Vedi come si comporta? E allora? E allora noi dobbiamo credere fermamente, digiunare e pregare. Poi succeda quello che Dio vuole. La Madonna ha detto tante volte che col digiuno e la preghiera si può ottenere tanto. Infatti la Madonna ha detto tante volte, padre, voi pregate, soltanto pregate e perseverate nella preghiera.
Va bene, Visca, però così mi sembra. Il castigo verrà. Noi non sappiamo ciò che farà Dio. Sappiamo che è beato colui che persevererà, perché Dio è più forte di Satana. Il potere è di Dio. Va bene, Visca, allora possiamo chiudere qui e preghiamo perché Dio regni. Diciamo così, Dio regni. Sì, preghiamo tutti insieme.